I progressi della ricerca scientifica hanno permesso alla medicina di migliorare prognosi e qualità di vita di moltissimi pazienti e nell'ultimo decennio anche i tumori del sangue hanno beneficiato di farmaci innovativi più efficaci e meno tossici. Tra le varie neoplasie ematologiche, il mieloma multiplo, tumore del sangue che colpisce le plasmacellule, ha visto completamente rivoluzionate le strategie terapeutiche grazie a nuove classi di farmaci da utilizzare sia per la cosiddetta fase di induzione prima del trapianto, sia come mantenimento dopo il trapianto per prevenire e ritardare eventuali ricadute che sono una caratteristica propria del mieloma multiplo, e sia come trattamento protratto nel tempo per i pazienti non candidabili al trapianto. Il mieloma è una malattia tumorale, è una malattia delle plasmacellule, che sono le cellule che ci difendono dalle infezioni e producono gli anticorpi. E, essendo un tumore, il tumore deriva tutto da una singola cellula, quindi questi anticorpi sono monoclonali, derivano da una singola cellula e producono questo caratteristico picco monoclonale che si trova nel siero. Quindi viene anche definita come una malattia delle immunoglobuline o dell'alterazione delle immunoglobuline. È una malattia particolare perché le plasmacellule vivono nell'osso e quindi danno le tipiche lesioni osteolitiche e dolore, che è una delle caratteristiche della malattia. Quindi infezioni, dolore e persone anziane, quindi è una malattia dell'anziano. Da una brutta malattia è diventata una malattia che invece si può affrontare e si può tenere sotto controllo per un lungo periodo. E quando parlo di lungo periodo non parlo di mesi, ma parlo di anni e anche molti anni, come con delle medicine nuove. E quindi con una qualità di vita nettamente migliore rispetto a quella che si poteva avere una volta. Cos'è cambiato? È cambiato che quando abbiamo un paziente, un nuovo paziente di fronte a noi, il messaggio è di fiducia nel futuro, di buona qualità di vita, di controllo della malattia, di vita in famiglia, di continuare le cose che uno ha sempre fatto. Quindi è cambiato tutto negli ultimi 10 anni. Non sto a darle dei numeri, da 2,5 a 10 voglio dire, però insomma è chiaro che è soprattutto la qualità che è cambiata enormemente. Ma non solo. Arriverà a brevissimo, e verranno annunciate a breve, delle terapie che si fanno per bocca e con un'infusione di un anticorpo monoclonale ogni tanto. Questa è tutta la terapia che si fa e tiene sotto controllo la malattia per anni e anni, quindi certamente molto diverso. Tante sono le novità per il mieloma multiplo, novità che hanno modificato completamente quello che è l'atteggiamento dei medici verso i pazienti, proprio perché abbiamo adesso la possibilità di intervenire in modo diverso rispetto agli anni scorsi nelle varie fasi di malattia. Il mieloma, come è noto, è una malattia ad andamento cronico, con delle fasi in cui il paziente necessita di trattamenti, pazienti in cui la malattia è sotto controllo, però sappiamo che inesorabilmente c'è una ripresa di quelli che sono i segni e i sintomi di malattia, quindi parliamo di recidiva, che forse è uno dei momenti anche emotivamente più impegnativi per il paziente. La possibilità, ripeto, di avere tante molecole che ci aiutano ad aiutare il paziente, sicuramente ha cambiato quella che è la modalità di intervento, quindi la possibilità di avere delle risposte sempre migliori, più profonde, cosa che porta a delle durate di risposte, quindi periodi in cui non abbiamo segni e sintomi di malattia, anche questi più lunghi, e nel momento della ripresa di malattia avere tanti farmaci vuol dire poter rintervenire nuovamente sulla malattia stessa e quindi di nuovo avere delle risposte, prolungare e quindi di conseguenza anche le sopravvivenze. Ormai si parla di anni, si parla di cronicizzazione di malattia. Quello che è cambiato quindi sono sia in induzione che recidiva gli schemi terapeutici e poi la grossa novità di quest'anno è la possibilità di fare un mantenimento delle risposte ottenute che si ottengono con il trapianto di cellule staminali per i pazienti più giovani, cioè mantenere una risposta fa sì che queste recidive che eravamo abituati a vedere dopo circa 2 anni, osservando soltanto il paziente, le abbiamo prolungate, prolungando le fasi di
risposta di malattia, quindi di controllo sia dei segni che dei sintomi di malattia, come scontato anche la qualità di vita decisamente migliora. Quindi abbiamo pazienti, quindi persone che hanno questa malattia con la quale però si può convivere sempre di più, e quindi andiamo sempre di più verso una malattia cronicizzata, e perché no, considerando le tante novità, ottimismo nel fatto che prima o poi, come è già successo per tante altre malattie, ci aspettiamo di poter parlare di guarigione, quindi completa risoluzione della problematica. Quando parliamo di nuovi farmaci ci riferiamo fondamentalmente a tre nuove categorie di farmaci, che sono gli inibitori del proteosoma, quindi un farmaci che già utilizziamo per fortuna da una quindicina di anni, molecole comunque sempre più nuove, sempre più efficaci e con meno tossicità. L'altro grande capitolo dell'immunoterapia, che comprende appunto anche gli IMIDs, la lenalidomide, che è il farmaco che adesso si potrà utilizzare in mantenimento per i pazienti dopo il trapianto di cellule staminali, ma fa parte anche di una delle possibilità terapeutiche per i pazienti più anziani in induzione, cioè al momento, all'inizio della sua terapia. E poi l'altro grande capitolo sono gli anticorpi monoclonali, che è una categoria di farmaci in cui si è creduto da sempre nel mieloma. I primi però non avevano dato ottime buone risposte, invece adesso, grazie all'elotuzumab e al daratumumab al momento e tante altre molecole che si stanno sviluppando, anche questa famiglia partecipa, diciamo, a quello che è buon andamento della malattia. Conoscere le tante opzioni terapeutiche a disposizione oggi dei clinici e sapere che i nuovi farmaci hanno ottenuto il risultato straordinario di triplicare la sopravvivenza è fondamentale per tutti i pazienti e i loro familiari. E proprio per sensibilizzare ed informare sui successi nella cura del mieloma multiplo è partita la campagna Mieloma ti sfido, a cui è abbinata l'installazione I Duellanti, che sarà allestita in varie città italiane. Un progetto promosso da AIL in collaborazione con Lampada di Aladino Onlus e realizzato grazie ad un contributo non condizionante di Celgene. Un progetto che utilizza la metafora della scherma per incoraggiare i pazienti che lottano a non farsi abbattere dalla diagnosi o da eventuali ricadute, perché oggi le armi per mettere a segno numerose stoccate vincenti contro il mieloma sono molte e sempre più efficaci. Nella giornata odierna AIL, insieme alla Lampada di Aladino, che è un'altra associazione di volontariato, presentano un progetto che si chiama Mieloma Io Ti Sfido, e che è una iniziativa che ha il compito di fare conoscenza più adeguata, più precisa dei grandi progressi che si sono ottenuti nel trattamento di questa patologia tumorale del sangue. Questo è un tumore che colpisce soprattutto soggetti anziani, ma non è che non possa manifestarsi anche in età più giovani, ma sono soprattutto i soggetti anziani, quelli più fragili, che possono, che sono il bersaglio, diciamo, di questa malattia. Ed è una malattia che negli ultimi 10-15 anni ha fatto dei grandissimi progressi. Credo che sia proprio la malattia per la quale oggi abbiamo a disposizione il più ampio pacchetto di farmaci innovativi tra tutti i tumori del sangue. E questo è il frutto della medicina di precisione, quella che cerca di capire meglio le basi biologiche di queste malattie e sviluppare farmaci di precisione. Allora, quello che bisogna fare è informare bene i pazienti su questo che è il decorso della malattia, in modo che prendano atto del fatto che è una storia lunga, ma una storia che è fatta di successi e anche di cadute, no? E qui la metafora della scherma, no? La scherma sono due schermidori che stanno sulla pedana, e chiaramente ci stanno stoccate vincenti e stoccate perdenti. L'importante è sapere che può anche succedere che arrivi una stoccata perdente, però oggi abbiamo tante di quelle armi a disposizione che il paziente non si deve disperare per questo. Ora, sul piano psicologico, quando uno ha una diagnosi del genere, fa la terapia, va tutto bene, poi magari dopo 3, 4, 5, 6 anni la malattia riparte, chiaramente questo è un altro fattore che dà un grosso stress, non solo fisico ma psicologico. Ecco, sapere che si può cadere, ma l'importante è sapere che abbiamo tutte le armi per rialzarci e guardare sempre avanti a nuove remissioni con buona qualità di vita, che è quello che noi vogliamo fare.
L'altra cosa importante è che questa opera di informazione non deve essere rivolta soltanto al paziente e ai familiari, no? Che sono i primi target dell'informazione, ma anche all'opinione pubblica, per far capire che è importante sostenere la ricerca scientifica in tutti i tumori del sangue, in particolare in questa malattia, perché i risultati, ripeto, che abbiamo ottenuto in questi 10 anni sono il frutto proprio del finanziamento della ricerca a cui anche AIL ha partecipato. Parlare oggi di mieloma è sicuramente qualcosa di molto diverso rispetto a soltanto 10 anni fa, sia in termini di prognosi, sia in termini di diagnosi e anche di quello che poi il paziente dovrà affrontare nel suo percorso. Oggi se parliamo proprio di schermo, è bellissima la metafora, una stoccata la do e una la prendo, che è un po' poi la vita di chi convive con l'infoma. Mi piace sottolineare il solito tema della qualità di vita, soprattutto quando le malattie come il mieloma tecnicamente sono croniche, servono tutti quegli aiuti nella quotidianità che possano permettere di dare qualità di vita e quindi relazione, quindi andare a lavorare, quindi vivere la propria vita casalinga e sentirsi utile e sentirsi parte attiva della società. Questa è la cosa secondo me più importante, a volte un po' bistrattata. Siamo diventati bravissimi a curare gli organi, le cellule, fino alle mutazioni che le cellule esprimono, siamo forse diventati un pochino, abbiamo perso ogni tanto un po' di vista l'insieme, quindi fantastica la medicina che ci cura, dall'altro lato dobbiamo però, proprio perché ci cura così bene, dare qualità di vita a queste persone per raggiungere veramente l'obiettivo. Ho ricevuto la diagnosi di mieloma all'età di 38 anni e so bene di non rappresentare la media dei pazienti con mieloma, essendo una malattia tipica dell'anziano. E questo ha generato in me grande difficoltà di comprensione e capire cosa stava accadendo. Non ho lasciato che la malattia prendesse il sopravvento, ho preso in mano la mia spada e ho iniziato a combattere. E sono stata toccata più volte perché ho ricevuto anche una ripresa di malattia durante questo percorso, ma ho deciso di affrontarla come una guerriera, di non lasciare che sentimenti negativi come l'ansia, la paura, a tratti anche la depressione, la mancanza di forza, perché purtroppo il percorso di un paziente con mieloma include momenti anche molto lunghi in cui non si hanno proprio forze, soprattutto dopo un trapianto. E sono andata avanti. Oggi continuo la mia terapia, continuo a combattere il mieloma e vorrei essere qui fra 10 anni a raccontarvi ancora. Quando mi hanno raccontato il progetto e diciamo al centro dei mezzi di comunicazione c'era proprio la scherma, per me è un motivo di orgoglio essere qua e rappresentare un po' così il filo conduttore della sfida. La sfida, hanno scelto uno sport individuale che apparentemente sembra la sfida tra due avversari, ma così non è, perché dietro la vita di uno sportivo, dietro la vita di un campione c'è sempre uno staff che lavora per te, lavora con te e dà il 100% ogni giorno a una causa che è la nostra sportiva, è vincere una medaglia, vincere un mondiale, vincere un'Olimpiadi. La cosa importante invece qua oggi è che la sfida è molto più importante, molto più impegnativa, è la sfida per la vita, quindi bisogna affidarsi a persone competenti come lo sono qua oggi, come lo sono in gran parte delle nostre unità sanitarie. E avere una famiglia dietro è lo stesso importante, famiglia, amici, uno staff importante come lo è il nostro, il maestro, il preparatore atletico, il fisioterapista, il medico, il compagno di squadra, dove tutti danno il meglio, danno il 100% affinché la tua sfida tu un giorno la possa vincere. Poi in pedana si va da soli e sembra che sia così difficile, così grosso l'obiettivo da raggiungere, ma se aiutato bene,
affidandosi bene alle cure del proprio allenatore o delle strutture sanitarie, le sfide si possono anche vincere. Quindi il messaggio è assolutamente positivo. L'impegno di Celgene per mettere appunto terapie sempre più innovative che vadano anche a migliorare la qualità di vita dei pazienti. Celgene ha da sempre rivolto un'attenzione molto particolare alla ricerca clinica, proprio per stare vicino ai pazienti in tutte le possibilità, in tutte le forme di assistenza nei confronti dei pazienti, quindi dall'efficacia dei trattamenti proposti e insieme senza mai perdere l'attenzione nei confronti della qualità della vita. Quindi quello che è il fiore all'occhiello della nostra azienda è i fortissimi investimenti in ricerca e sviluppo che nel 2017 hanno nuovamente superato il 45% del fatturato globale. E questo è sicuramente un motivo di orgoglio estremo per l'azienda, anche perché da questa ricerca inesorabile, senza tregua, senza sosta, sono scaturiti farmaci come quelli che conosciamo e che fanno parte dell'armamentario terapeutico del medico ad oggi. Hanno rappresentato, rappresentano e quanto alle novità, diciamo, questa ricerca continua in maniera infaticabile con un'attenzione particolare al mieloma multiplo perché rappresenta il cuore del nostro spirito, della nostra azienda, e ci sono attualmente 7 molecole in sviluppo che sono molto promettenti e soprattutto alcune di queste nuovamente in formulazione orale, che come dicevo precedentemente la formulazione orale è sempre sposata molto meglio dal paziente piuttosto che una somministrazione endovenosa. Pertanto riponiamo molta speranza da un punto di vista di impatto per il paziente, per la sua qualità di vita e per anche tutto l'ambiente che lo circonda, gli healthcare providers, ai familiari eccetera, in queste nuove terapie dove speriamo ancora una volta di essere all'avanguardia e ci sono tutti gli elementi per pensare che sia così. In merito a questa campagna trovo che sia veramente un gioiello, perché prima di tutto è una campagna di sensibilizzazione nei confronti della cittadinanza, perché come hanno detto i professori sul palco precedentemente, il mieloma multiplo è una malattia subdola, perché non ha segni e sintomi specifici che possano far pensare in prima battuta a una diagnosi di questo genere. Pertanto sensibilizzare la popolazione, a porre l'accento, a porre maggiore attenzione nei confronti dei primi sintomi, dei primi campanelli d'allarme è fondamentale. E questo è un perfetto esempio che speriamo rappresenti solo la l'apripista nei confronti di altre campagne di sensibilizzazione come queste, delle quali apprezzo particolarmente anche la metafora della scherma, perché calza esattamente a pennello con il decorso della malattia, con tutte le sue problematiche e il suo diciamo il viaggio che il paziente viene chiamato a percorrere. Ecco, quindi Celgene è profondamente orgogliosa di aver avuto l'opportunità di sostenere una campagna come questa, dalla quale ci aspettiamo tantissime ripercussioni a tutti i livelli, paziente, cittadinanza e sistema paese.